Mondadona è anche sport e tempo libero. E per questa puntata parleremo giustamente di questo argomento. Abbiamo invitato la sportiva Laura Scaravonati. Biker professionista per la Forestale, campionessa di ciclismo. Con noi Laura Scaravonati, giusto? Esatto, ciao a tutti. Ciao Laura, spiegaci un po' questa tua carriera bellissima, hai iniziato presto, è diventata una campionessa, spiegaci un po' come hai fatto, hai iniziato questo percorso. Sì, ho cominciato alle scuole medie con questa specialità che è l'orienteering o corso orientamento, ed è una specialità un po' particolare perché oltre allo sforzo fisico c'è una forte componente mentale. E da noi nella zona dove abito io, a Casalmaggiore, nella zona di Cremona, si fa alle medie come la pallavolo, come altri sport. Quindi ho iniziato così, alle scuole medie con i professori di educazione fisica. E poi via via, negli anni, ho cominciato ad avere i primi risultati in terza media, ho cominciato ad entrare nel giro della nazionale e via via sono stata fortunata ad entrare in un gruppo sportivo militare che è quello della Forestale. Chi ti ha ispirato per il ciclismo? Sì, io inizialmente lo facevo di corsa, facevo corso orientamento, poi negli anni ho sempre avuto questo pallino della bici, però dovevo correre, dovevo allenarmi, non ho mai potuto realizzarlo, finché ho avuto, da un infortunio è nata questa nuovo sport, questa svolta. Ho iniziato ad andare in bici per riabilitazione, poi mi è piaciuto e ho abbandonato la corsa per dedicarmi completamente alla mountain bike. Allora, vediamo un po' la nostra scuola di danza del ventre. Quando parliamo di donna parliamo di sensualità, parliamo anche di tempo libero. Io accanto a me Emanuela, una ballerina della danza del ventre. Emanuela, buonasera. Salve, salve a tutti. Allora, spiegaci un po' com'è questa tecnica della danza del ventre. Io posso ballare, tutti possono ballare? Sì, tutti possono ballare danza del ventre. Non tutti devono diventare Fifi Abdul, però la danza del ventre secondo me è anche un riscoprirsi della donna e della sua femminilità, quindi io consiglio a tutti dalla tredicenne alla settantenne venire a scuola a imparare. Allora, una che fa la danza del ventre diventa ancora più sensuale? Sì, può sperimentare a casa col marito, insomma, può riscoprire se stessa. Noi giochiamo nella vita. E certo, bisogna sempre mettersi in gioco. A scuola noi abbiamo anche un corso di burlesque, un corso di seduzione dove abbiamo anche signore di 50 anni che vengono coi tacchi, le piume e si esercitano, si divertono a riscoprire la loro sensualità. Emanuela, tu sei anche la direttrice di una scuola di danza, giusto? Sì, che si chiama Samanu e in via Merano numero 15 a Milano. Ma sei giovanissima, come mai sei già insegnante di danza del ventre? Io ho 26 anni ma ho iniziato a lavorare a 15, quindi ho girato il mondo, poi ho deciso di tornare a Milano e aprire questa scuola con un'altra ragazza che si chiama Sara Mariani, che mi aiuta. Lei è molto più donna di me, devo dire, io sono più il maschio della scuola, invece lei è molto più sensuale e quindi fa più corsi per le donne, per scoprire proprio loro stesse. Allora, la tua formazione qual è? La danza classica? Ho fatto anche danza classica, ho fatto il maschio. Poi ho studiato danze orientali a Londra e da lì abbiamo deciso di aprire la scuola. Però ho sempre lavorato, sempre ballato, con tutte donne, viva le donne! Allora, nella tua scuola, quali sono i tipi di corsi che si può fare? Noi abbiamo tanti tipi di corsi, anzi ti invito, se vuoi venire. Abbiamo sia danza del ventre, principiante, che intermedio, sia burlesque, che è un corso di sensualità dove portano tacchi, piume di struzzo, tutte queste cose qua, tribale, modern, hip hop e tanti altri. Abbiamo anche un corso di Sri Lanka, che è una cosa un po' particolare, dove vengono delle ragazze dello Sri Lanka e fanno tutti questi movimenti. Poi Bollywood. Allora venite anche voi a trovare Emanuela nella sua scuola di danza che si chiama? Samanu, in via Merano 15. Allora ci ritroviamo lì. Thank you.
Allora, una donna ciclista e che fa anche una carriera militare, come mai? Sì, per fare sport ad alto livello è fondamentale avere l'appoggio di un gruppo sportivo militare e sono entrata nel 2000, quindi sono ormai 9 anni, quasi 10, che faccio parte del Corpo Forestale dello Stato, sono un agente scelto e mi lasciano a casa, mi permettono di allenarmi, di seguire la nazionale, di fare tutti i ritiri del caso per poter avere risultati di alto livello. E come fai con il tempo? Quando c'è brutto tempo, proprio che uscire con la bici diventa davvero difficile, abbiamo l'allenamento indoor sui rulli oppure facciamo spinning e siamo anche in compagnia, a volte è anche bello, però quando ci sono tanti giorni di fila, di brutto tempo, insomma viene dura. E Laura, cosa fai nel tuo tempo libero? Io sono un'appassionata di fotografia e seguo, quando sono a casa che ho tempo, seguo 2 fotografi, vado in studio e imparo da loro. Sono molto appassionata e mi piace fare foto di sport ma anche moda. Vai in giro con una camera fotografica o no? Ce l'ho sempre con me. Il primo pensiero è sicuramente quello di viaggiare, anche perché comunque viaggiare è come sognare. Poche parole, e molte donne si affidano alla Sminu Tour per viaggiare, appunto, e diciamo che questo network è un network ormai consolidato a livello anche nazionale, infatti siamo presenti come sede centrale a Torino, ma abbiamo varie agenzie di viaggi anche dislocate appunto in tutta Italia e inoltre anche a Milano in via Tabacchi numero 2 in corso San Gottardo. E diciamo che vi aspettiamo numerosi, anche perché comunque, ecco, donne non solo, ma soprattutto donne che sto notando che poi in questo periodo amano soprattutto viaggiare, il viaggio, comunque scoprire nuove mete esotiche. Ecco, noi possiamo offrire tutte queste cose e anzi, diciamo, io voglio partire subito, domani, dopodomani. Ti chiamo e cosa mi consigli? Zanzibar piuttosto che Mauritius, piuttosto che i Caraibi. In questo periodo soprattutto i Caraibi sono una meta molto interessante, ma anche la Tanzania, il Kenya, comunque con il fascino del safari e abbinato al mare. Ecco, ci sono moltissime di queste proposte che noi di La Sminu Tour possiamo offrire in tempo reale, ma anche prenotando un po' prima, nel senso che ci sono vantaggi sia in un modo che in un altro. Ovviamente La Sminu Tour mette a disposizione una vasta gamma di prodotti che usufruibili a tutti, ecco, variano dalle esigenze a esigenze. Allora, a tutte le donne che hanno un tempo libero e che vogliono sognare, partiamo tutti con Fabio e facciamo un bellissimo viaggio, giusto Fabio? Grazie mille. Lucina. Pochissimo tempo libero, ma mi piace comunque trascorrerlo con gli amici, andando in giro, viaggiando, ascoltare la musica e comunque soprattutto stare con gli amici, ecco, che è la cosa più importante, il contatto umano che è fondamentale. Intanto mi sono iscritta a questa scuola di danza Samanu in cui mi trovo veramente molto bene. Beh, tra lo studio e magari l'uscita tra gli amici e la danza, assolutamente, perché è la mia passione. Nella mia vita non esiste tempo libero che non sia dedicato al mio lavoro, nel senso che la danza è tutto il mio mondo e tutta la mia vita, quindi il tempo libero lo dedico comunque a quella, musica e danza.